Siamo adesso col mister del Soriano, Umberto Scorrano. Umberto, abbiamo appena sentito il presidente Monardo. Sentiamo a questo punto anche il tuo punto di vista. Che partita è stata e come giudichi anche l'episodio dell'1-0? Ciao Umberto, ben trovato. Ciao, ciao Emilio, buonasera a tutti. Che parte è stata? È stata condizionata molto dal vento, perché c'era un gran vento, quindi non si poteva sviluppare bene, ma da tutte e due le squadre, quindi il vento ha condizionato tantissimo. Poi l'episodio oggi avrebbe risolto la partita, lo sapevamo, perché con quel vento solo un episodio poteva risolvere la partita. Poi ci ho pensato comunque come natura dell'arbitro, perché lì ce l'hai di fronte, non puoi non leggere una situazione del genere, onestamente, perché sei ad un metro e poi non mi puoi venire a dire che ormai hai fischiato, quindi pure se ti sei reso conto che hai sbagliato non potevi fare il passo indietro. Quindi lasciamo stare, ormai è andata così, ci possiamo esaurire più di tanto. Abbiamo fatto appunto già la disamina con il presidente Monardo. A te faccio un'altra domanda, invece sei subentrato in corso di preparazione. Quando sarà il vero Soriano? Perché immagino che ancora diciamo, stai lavorando, no, sui concetti. Ascoltami, noi siamo in ritardo perché la squadra è stata finita da questa settimana, ho la rosa al completo, in più io ho dei giocatori che sono fermi da parecchi anni, che sto cercando di recuperare come Greco, Nicola Ligi, che sono fermi da un anno e mezzo. Quindi poi c'ho giocatori che li sto mettendo in campo e non dovevano giocare, che dovevano fare la preparazione, vedi Chiarello, vedi Comito, vedi Tassone, oggi non li ho potuti mettere in campo perché avevano delle problematiche a livello di infortuni, quindi li ho dovuto risparmiare perché avevo paura che se giocavano si è fatto male pure Boschetti di nuovo. Non è facile, onestamente. Poi c'è una problematica che stiamo combattendo tantissimo col fatto del campo. Noi ci alleniamo a Vibo, hai il campo un'ora e mezza. È tutta una situazione un po' particolare che uno si crea. Ho trovato una situazione dove dobbiamo lavorare piano piano, stiamo crescendo, la squadra onestamente non mi posso lamentare che sta facendo bene, perché stiamo subendo degli episodi adesso, però torno sempre al discorso che a livello fisico completo, quindi devo aspettare ancora un mesetto per recuperare tutti in maniera perfetta fisicamente. Però con tutto ciò noi oggi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo creato parecchie occasioni, in questo momento ci sta girando un po' storto, perché pure domenica col Sessale la stessa cosa. L'unico errore, su un errore abbiamo preso gol, una partita che potevamo chiuderla e vincerla con più gol, però va bene così. Ormai dobbiamo guardare in faccia la realtà, lavorare, stare tranquilli. Gli obiettivi nostri che siamo prefissati con la società sono convinto che li raggiungiamo. Va bene, Umberto, grazie per essere stato con Grazie a noi voi. e buona serata.